Prima di tutto un caro saluto a tutti i partecipanti dalla sinistra europea. Abbiamo oggi il 20° anniversario del Forum di Genova, brutalmente soppresso dagli organi statali. Penso che sia molto importante ricordare questo evento oggi, in una situazione dove la pandemia fa del tutto evidente il fallimento della politica neoliberista e i limiti di uno sviluppo capitalista. Siamo di fronte a una situazione in cui la disuguaglianza sociale sta crescendo in tutto il mondo, in particolare nel sud del mondo. Lo slogan del Forum Sociale, "Un altro mondo è possibile", era corretto 20 anni fa, ed è corretto oggi, ancora più rilevante oggi in vista delle sfide globali come il cambiamento climatico. Occorre un cambiamento radicale della politica. Abbiamo bisogno di uno sviluppo sostenibile e quindi una trasformazione ecologico-sociale dell'economia. Per quanto riguarda l'Europa, adesso si sta discutendo il futuro dell'Europa. Secondo la nostra convinzione, abbiamo bisogno di un cambiamento politico fondamentale in Europa. I suoi elementi centrali sono la protezione della popolazione rispetto alle conseguenze della pandemia, la trasformazione ecologico-sociale, il rafforzamento dei diritti sociali, la difesa della democrazia e l'impegno per il disarmo e la pace. Per noi della sinistra europea, il ventennale del Forum di Genova è un impegno di rafforzare i nostri sforzi per costruire un'altra Europa, un'Europa più sociale, più democratico, più ecologico e di pace. Che la attuale crisi e gli sconvolgimenti economici, sociali e politici in questo momento non sono molto a favore. Dall'altro lato, però, questa situazione offre anche delle dobbiamo cogliere queste opportunità. Il ventennale del Foro di Genova è anche un impegno per il rafforzamento della cooperazione di tutte le forze che si impegnano per la costruzione di un altro mondo più necessario che mai. Il Forum europeo è una buona piattaforma per la cooperazione tra le forze progressiste. Abbiamo buoni rapporti con il Foro di San Paolo in America Latina. Nella lotta contro la pandemia si sono sviluppate cooperazioni internazionali che, secondo me, dobbiamo utilizzare per rafforzare la cooperazione globale a sinistra tra tutti i movimenti sociali nel mondo. Di nuovo, un altro mondo non solo è possibile, è urgentemente necessario. Grazie. Mille grazie, Angelo, come al solito sempre.